Anche l'app di OneFootball riporta le parole di Mino Raiola al termine del match contro la Juventus, del Milan contro la Juventus. Allora, incominciamo a dire che stamattina abbiamo letto un virgolettato, Gigio Donnarumma può partire. Ecco, dalle nostre, diciamo, documentazioni, dalle interviste che vi abbiamo proposto anche sui canali, la frase Gigio Donnarumma può partire, sinceramente, non la ricordiamo, quindi tenderei a escludere che ci sia perché abbiamo proprio vi abbiamo mostrato la prova la documentazione dell'intervista e Gigio Donnarumma può partire, Mino Raiola non l'ha mai detta. Ma volevo andare su un altro tema, il tema più caro a tutti noi, quello di Ibra, supremacy di Zlatan Ibrahimovic. Già ce lo stiamo gustando da poco più di un mese e già si incomincia a parlare il suo futuro, rimarrà, non rimarrà. Il sorriso di Mino Raiola che ha detto si sta ancora scaldando, non ha ancora iniziato la sua vera avventura, la sua vera nuova avventura rossonera, ci ha fatto piacere, quindi vuol dire che il giocatore ha delle ferme intenzioni innanzitutto di finire bene l'anno e ci vogliono rovinare questi bei mesi con Ibrahimovic per capire cosa farà il prossimo anno. Io intanto me lo gusto questo Zlatan Ibrahimovic. Il mio sogno, l'ho detto, sarebbe quello di averlo il prossimo anno. Tanto non cambia, può solo migliorare. Zlatan Ibrahimovic può solo migliorare con una preparazione che inizia d'estate intera. Quindi, un giocatore fondamentale. Mi auguro che anche se cambierà la guida tecnica, come qualcuno accenna, arrivassero altri allenatori, mi auguro che possano sempre contare e non partano subito male, avviso il prossimo eventuale allenatore. Se parte mandando via Zlatan Ibrahimovic, parte subito male. Parte subito male perché già o riesce a supplire il carisma, la personalità, la grandezza tecnica, la grandezza tattica di Ibra con un altro. E allora forse ci si potrà dimenticare un po' di Ibra, forse io no. Ma se per caso lo manda via e non riesce a supplire all'eventuale partenza con un giocatore di tale portata tecnico-tattica e di personalità, parte subito male. Ma io non mi voglio fasciare la testa, mi auguro che Zlatan rimanga anche il prossimo anno, fra due, fra tre, fra quattro, me lo tengo. E poi si è proprio accennato al suo futuro magari da dirigente del Milan. Tanta roba Zlatan Ibrahimovic, averlo qua con un bel, io lo sognerei addirittura anche se dovessi allontanarlo un attimo come allenatore del Milan, sarebbe una cosa straordinaria fra 3-4 anni, ma non andiamo lontani. Un Zlatan Ibrahimovic intanto con la possibilità che rimanga nello staff, non dico come dirigente al posto di, con, io non parlo mai di al posto di, con trovare un ruolo preciso anche da team manager, insomma, da avere qui Zlatan Ibrahimovic. Lui ama il Milan ama lui e quindi mi auguro proprio che ci sia una carriera lunga di questo giocatore che non sarà una bandiera come le classiche bandiere che il Milan e per fortuna ne ha avute, che hanno sventolato e che sventolano ancora oggi. E parlo anche dei Baresi, dei Maldini, di tantissime bandiere che hanno onorato la maglia del Milan e che il Milan è stato onorato di avere. Ma mi auguro proprio che, pur non essendo a quei livelli di bandiera, visto che le annate sono due, questa è la terza, mi auguro che proprio che Zlatan Ibrahimovic possa dare la sua professionalità, la sua passione, il suo sacro fuoco. Continuarlo a dare e trasmetterlo al Milan e a trasmetterlo a quelli che verranno, ma soprattutto il suo amore per il Milan. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.